Di qua, però chi vive lo sport di qua, no? perché alla fine io penso di essere una persona che lo, lo vive a quasi 360 gradi? No? Da, dallo sci in inverno in estate, tutte le competizioni che c'è. Evidentemente è normale che chi ha seguito il Mauro, il suo percorso, cioè io ho sempre provato tantissima stima per, per quello che hanno fatto i suoi atleti. No? Poi è normale che a Luca, glielo dico sempre, che, evidentemente, Luca è più è più vicino a me, è normale che ho sempre guardato cosa dice lui nelle conferenze, come gestisce lui di qua di là perché alla fine è un po' diverso però è l'unico che gestisce uno sport di squadra come il mio, no? L'allenatore di calcio ha la sfortuna di non essere come quello del basket e hockey che purtroppo io arrivo in 20 e 10 non giocano e già mi odiano all'inizio, tre o quattro li metto dentro mi odiano di meno, ma io ho sette, comunque c'hanno cioè, il muso sempre. Dunque con hockey e il basket Piano piano anche Luca, di questi problemi, il giorno della partita c'era un po' di meno. Non, non ci sono mai uh, musi lunghi, okay. o meno. Meno sicuro. Però ascoltavo proprio stamattina la conferenza di Carlo Ancelotti e, yeah. e, e diceva proprio quello: no? la, la, la gestione del gruppo nel calcio è molto focalizzata su quasi su chi non gioca. Nell'hockey, no. Eh, nell ci focalizziamo tanto su, su, su chi gioca, su chi fa la differenza su chi, eh, e ovviamente dopo devi, devi tenere nel gruppo chi gioca un po' meno, chi spiegare, eh, però tante volte non è che c'è tanto da spiegare. La grande differenza forse tra, tra noi e il Maurer è che avendo una squadra ogni tanto il, il basso di forma di qualcuno lo, lo, lo nascondi, no? Però questo spogliatoio che voi avete a me manca, non ce l'ho, ce l'ho in forma diversa. E per quello che spesso vi ascolto, cosa dite, cosa... E mi piace tantissimo e non nascondo che qualche volta uso parole che ho sentito da Luca perché mi piace, perché mi... come da altri d'altra parte, perché credo che siamo tutti d'accordo e che il nostro mestiere è apertura, imparare tutti i giorni qualcosa, perché se no non saremmo non riusciremo a creare queste, queste dinamiche nel gruppo. Questo crederci, questa convinzione che trasmettiamo al gruppo, all'atleta, è fondamentale, viene, viene poi da lì. Io la Coppa Svizzera quest'anno l'ho vinta, perché ho fatto una grande scelta a gennaio. Dopo due anni, due anni che eravamo in gruppi separati, ci si cambiavano a gruppi a cinque, no? poi quest'anno Eravamo obbligati a mettere in due spogliatoi da 10-10 perché non ci stavamo nello spazio principale, no? E si è creata, ahimè, una divisione fra in un gruppo i senatori, quelli che giocavano di più, e in un gruppo purtroppo quelli che giocavano di meno, no? E dunque si è creata una guerra interna clamorosa, no? Allora sono andato da Roberto Mazza, persona che tu conosci bene, e gli ho detto guarda, Devo buttare giù il muro nello spogliatoio numero uno. Devi diventare più grande, dobbiamo stare tutti insieme, dobbiamo stare dentro tutti insieme. Purtroppo ho perso dei giocatori a gennaio, non perché non erano bravi giocatori o stavano bene nel gruppo, ma perché purtroppo erano nel, spogliatoio, nello spogliatoio dei non protagonisti e questo ha portato del negativismo di qua e di là. Ha detto così non, non può andare avanti, dobbiamo buttare giù quel muro per rimetterli tutti insieme, perché abbiamo perso dei giocatori che fondamentalmente poi. Se su quel momento diceva, vabbè, è talmente negativo che è meglio che vada, ma è diventato negativo perché era insieme a gente che purtroppo io non davo spazio. Eh, gente so. che, Anche volontariamente eh, magari. Infatti. Non ho niente contro questi ragazzi qui, ma perché arrivavano da una. erano dentro in un ambiente negativo dove. Eh, no, 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 no. Invece buttando giù il muro dove, E lì Roberto è stato veramente bravo perché comunque non aveva mai buttato giù nessuno quel muro in quello spogliatoio lì di Lugano, no? Cioè, neanche Morenini aveva mai buttato giù a buttarlo giù. Bisogna stare dentro tutti quanti qua, perché se no non, non si riesce a, a vivere appieno le cose, no? perché finisce la partita di qua, sono contenti, dall'altra parte c'è. Mi, mi fai venire con questa situazione, per esempio io la creo a tavola. Io non posso sempre essere io il, il centro, il fulcro di 24 ore su 24, devo lasciare spazio allo schimeno, a quello che è sempre in cantina a fare lo sci, al preparatore fisico. quindi… Queste dinamiche cerchi di crearle a tavola. Noi abbiamo fatto 220-230 giorni assieme, in giro negli alberghi, vuol dire colazione, pranzo, cena, assieme. Quello è il mio spogliatoio. Quelle dinamiche le devo creare fuori dal, dal campo d'allenamento, che è la pista. Lì sono io naturalmente il, il protagonista, con l'atleta, dirigo, eccetera. Però dopo devo assolutamente fare attenzione a queste dinamiche, più che con gli atleti, con. Con, con gli staff che hanno bisogno di sentirsi protagonisti, parte, no? questo è fondamentale. Alla fine questo è il abbiamo tutti è... il nostro ego, eh. eh, sì. eh L'aspetto tecnico è importante, tattico, no? ma, ma dopo c'è un ambito di risorse umane che, 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 di gestione delle risorse umane che, che è sempre più importante. Quanto è costruito questo modo di, eh, di approcciarsi all'atleta e invece, quanto invece è naturale? Secondo me ci sono dei momenti dove magari è, è più ragionato, questo sì, e dei momenti dove è più emotivo, ma, ma sempre in base a, a quello che senti dentro, a quello che sei tu, a quello che è importante per te, altrimenti, altrimenti ha un effetto, oserei quasi dire contrario, eh, perché, perché non lo trasmetti nella stessa maniera. Questo è un po' il mio Quello è coerenza e credibilità. Cioè, quando tu sei credibile di fronte a un gruppo, hai in mano la situazione. Spesso mi sono trovato in situazione di far capire all'atleta che, che io ci credevo, in quel momento ci credevo ancora di più del, dell'atleta stesso. Ecco, tu quando riesci a, a toccare questi, questi tasti, ecco che poi il binomio, parlo sempre di binomio, il, questo, il dialogo... Tra, tra i due protagonisti, alla fine allenatore e atleta o gruppo, squadra, ecco poi dopo si crea questa alchimia, che, questa chimica che poi, poi abbiamo visto la dinamica vostra in finale di stagione, la, la dinamica del, del Lugano Calcio, bellissima, che al di là dei risultati a me è, pi è piaciuto moltissimo la, la dinamica che si è creato, ma soprattutto voi due come riuscite a parlarlo e trasmetterlo onestamente anche verso, verso il tifoso, verso, verso chi ascolta. Il ticinese, abbiamo quel coté latino col rigore svizzero. È giusto dire che all'interno della società l'allenatore è la persona più sola perché alla fine quando le cose girano è merito di tutti, quando le cose vanno male è sempre colpa dell'allenatore. Avete un po', soprattutto mh, voi, questa sensazione forse è nello sci sono più divise, condivise le colpe no, quando no, non. Sono Nelle ha... squadre grosse. È sempre l'allenatore che paga, eh. C'è e... sempre uno che. È, è giusto dire è che siete un po'. Allo sbaraglio. Che siete un po' i. Le... La persona che è lasciata più sola. Non, non sei contento? Non sei d'accordo o sei d'accordo, Cruz? No, 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 sono stra d'accordo. Alla fine viviamo dei momenti di solitudine. Eh. Solitudine del leader, no? Cioè la. la quello che, che raccontano i. I vecchi leader, ma... ma è chiaro che ci sono dei momenti anche quando, come diceva prima, che devi prendere delle decisioni, che, che... che raccogli anche l'input dagli altri membri dello staff, magari anche ogni tanto da alcuni giocatori, ma dopo che devi decidere sei tu, e... E in quei momenti lì sei da solo, oppure dopo la... Io ad esempio se perdiamo una partita stasera a Berna, quando rientro ricevo tanti messaggi sul telefono, quando vinci di solito te ne arrivano eh, un bel po' di più, no? E quando perdi improvvisamente sono, sono tutti spariti gli amici, no? Quindi... Succede tante volte che il contrario, eh? quando sì. perdono... Oh, no. eh? Quando perdono li vedi il rumore dei nemici esce quando perdo Oh, peccato! Oh. E quindi sicuramente c'è, d'altra parte secondo me sono anche dei momenti che bisogna... Anche se magari in, quel, in quell'istante è difficile, ma sono dei momenti di crescita incredibili, no? perché, perché devi prenderti la responsabilità. Sei tante volte da solo. La verità è che sei tante volte da solo. Perché ti devi anche isolare, perché a, a volte, eh, come dice Luca, eh, quando, quando, perdi, quando perdi, comunque anche i, i tuoi stretti collaboratori di qua di là, qualche dubbio viene. Qualche dubbio viene, perché la parola chiave è che anche nei momenti di solitudine bisogna essere, bisogna riuscire, bisogna essere bravi nell'ascolto, bisogna capire chi ascoltare, capire cosa ti hanno detto queste cose qui e di solito sono in quei momenti lì che sei solo che, che pensi a quello che ti hanno detto gli altri e pensi a quello che devi fare, perché poi alla fine la soluzione la devi trovare te, che sia giusto o sbagliata, la soluzione la devi trovare te. Come vivete il, il, questo ruolo pubblico in un cantone dove... Il campanile è importante, è inutile nascondersi dietro. È una cosa complicata oppure si cresce con, con, uh, con questa cosa e quindi si convive da, da, dall'inizio? Posso rispondere a Luca? <ride> perché è politica di no, più corretta? Ma no, perché gli hanno combinato in tutti i colori quest'anno. No, io sono, sono da un lato fortunato che siamo due che ci suddividiamo un po' la responsabilità su. su sulle nostre spalle, col Paolo Duca che ci conosciamo da tanto, ecco, se, perché la verità è che fare l'allenatore a casa tua è, è un grande onore, ma allo stesso tempo è una grande responsabilità, perché un domani sia io che il Paolo vogliamo continuare a vivere in Ticino, no? non è che veniamo, facciamo il lavoro e poi... Eh, torniamo a casa se va bene se va male la nostra vita è un'altra parte il difficile è che, non, è, che non, è, di, è difficile staccare quando sei qui perché vai a fare la spesa c'è quello che ti dice insomma hai perduto il derby eh, poi vai dal macellaio e il power play fa schifo e devo migliorare quindi è difficile uscire un po' dalle, dalle dinamiche non è facile il memo profeta in patria eh, bisogna sapere scegliere i posti dove andare. ecco. Il macellaio, al battioli forse non vado. Eh. No, Ho perso la partita, allora non lo stopia dall'altra parte. No, anche eh? no, i bar. Bisogna sapere scegliere i bar. eh. Io ero sempre in un pub dove so che nessuno gliene può fregare di meno di cosa ha fatto Lugano la partita prima. Bisogna cambiare. Sto sempre in un angolo là e ogni tanto uno mi dice: Cosa avete fatto? Non sanno neanche. Bisogna saperli scegliere. Eh. Mauro, tu sei superstizioso? Tu hai dei rituali? delle, delle... No. no. Luca? Abbastanza, sì. Cerco dei rituali. Ma sei, nel, mh, sei superstizioso nello stesso modo mh, come quando eri un atleta, un giocatore oppure sono cambiate le… No, più o meno uguali. Ehm, L'atleta… Mi ricordo che era sempre la stessa ora che uscivi a fare il riscaldamento di fuori, alla stessa ora rientravi, eh, da allenatore più o meno le, le stesse cose, no? le, le, le piccole, non so se una trasferta ci fermiamo a bere il caffè e a mangiare eh, il panino in una certa maniera e vinci la volta dopo riprendi lo stesso panino, lo stesso caffè, no? E, ehm, sono più dei rituali, direi, che, che delle routine, ecco, che, che dei rituali. È vero che Mattia Crocitorti è estremamente superstizioso? Sono, sono legato a cose diverse, no? Se una cosa è andata bene, allora cerco di, di riproporla, no? Adesso io penso che è tre anni che prima di una partita a Cornareo ero sempre alla stesso stazione di benzina e compro sempre i due stessi pacchetti di, di cicche, no? e dunque ci sono le commesse che lavorano lì da una vita che mi vedono entrare, e preparano lì la, le due ciclo perché dico, guarda, finché non va male, anche la cosa della coppa, per caso ho fatto un pranzo correndo e morvo, l'ho obbligato tutte le volte a venire. Sono, come ha detto Luca, non è proprio la superstizione, è quella dunque, entrerò sempre in campo col piede dedetto, faccio quella cosa lì. Però sai, sono queste piccole cose, ciocca, però è andata bene così, specie cambi mia, no? No, se parliamo di routine... Eh. Il giorno diverso, della gara, il giorno della partita è un po' diverso. Superstizione, eccetera? No, io non ne ho. Routine, naturalmente, quello che funziona bene, lo si rinforza, lo si mantiene, ti fa cioè, stare bene anche. Ti fa stare no? bene, ti dà sicurezza e soprattutto l'atleta dà quella, quella certezza che tutto è organizzato, tutto perché l'allenatore è un grande organizzatore, magari a casa è diverso, ma. Ma noi l'organizzazione, la chiarezza dell'agenda è fondamentale perché l'atleta ha i suoi rit i rituali, ha le sue superstizioni, eccetera. Quindi è importante metterlo in condizione che l'atleta, la squadra, al momento del fischio o della partenza, siano pronti. Questo, questo è un altro discorso, questo assolutamente. Luca piace tantissimo come si assume la responsabilità nel bene e nel male, quando lo comunica poi eh, ecco quel presentarsi due o tre volte alla settimana davanti alla stampa eh, è per, per certi versi un atto di coraggio, di, di responsabilità, questo lo ammiro tantissimo a parte di Luca. Io il calcio... A dire la verità l'avevo perso un attimino, il sex appeal verso il calcio l'avevo perso un attimo e, il, e Mattia è stato capace a, a, a ricreare anche al sottoscritto quell'interesse per il calcio nostro. E mi piace la semplicità e l'onestà anche lui nei momenti di comunicazione. Io per tipologia non, non sono tanto giusto o sbagliato, ma piuttosto mi piace o non mi piace. No? Quindi mi piace questa sua... Questa sua parte di coerente di, 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 eh, con se stesso ma anche con, con, chi gli sta, con chi gli sta attorno e del Cruz invece, eh, poi dopo conoscendolo, scopri che non è proprio così. Ma prima impressione hai, hai l'immagine che, che è molto, eh, molto emotivo, molto oserei quasi dire irrazionale, no? che ogni tanto io mi sento più. Eh, che ogni tanto mi faccio troppi pensieri, eh, invece lui è più. non ci pensa troppo, va e, e fa. Ecco, questa è una qualità che, che ogni tanto mi piacerebbe avere. Per me è molto semplice, basta guardare solo l'ultimo periodo. No? La, di Luca la cosa bella è la, è, la, è la forza interna che ha dentro di lui, perché lui si vede proprio che ha questa forza. Se penso a cosa ha fatto Lambrì, questa rimonta clamorosa, è frutto del, del suo crederci perché non ci credeva nessuno. A che Lambriere Vasse lì è dell'unica persona che ci credeva e ci ha creduto fino in fondo, no? perché non puoi vedere un'intervista dove lui non ci ha mai smesso di crederci e, e lui, questa forza che ha dentro, è clamorosa. No? Mentre quello che, che, quello, che, quello che fa il Mauro è, è che mi piace seguirlo e sentirlo per quello perché comunque lui è l'unico che gestisce degli sportivi. Di, 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 del suo sport, di, di, di elite, delle più forti. Perché quando tu alleni la Mazza e la vellova e la Gute loro ti cercano, loro ti ascoltano e loro ti seguono, vuol dire che per forza di cose sei ad un livello altissimo. Perché lui gestisce il top, il top. Alla fine lui gestisce Cristiano Ronaldo e Wayne Gretzky. Eh? La verità è quella lì.